nulla sarà più come prima. Anno 1066. L'Inghilterra affronta una svolta cruciale che muterà per sempre il corso della sua storia. La conquista da parte dei Normanni rappresenta un momento decisivo. Un avvenimento controverso agli occhi degli storici anglosassoni. Ma l'Inghilterra non fu l'unico obiettivo dell'espansionismo normanno. I Normanni dilagarono sulla scena europea in un susseguirsi di brillanti campagne militari e conquiste. Nonostante il ruolo di rilievo occupato da questo popolo nella storia del vecchio continente, esso scomparve nel giro di 2 secoli dalle terre che aveva conquistato e domato. La battaglia di Hastings fu forse la più lunga azione di guerra di tutto il Medioevo. Tutta Europa guardò con orrore a questo scontro. Fu una carneficina. Buona parte dell'aristocrazia e dei nobili d'Inghilterra venne trucidata o imprigionata e condannata a morte. Altri fuggirono a Costantinopoli. La nazione cadde sotto il dominio di un sovrano spietato. Guglielmo era un generale esperto, agiva con freddezza e prudenza, ma era capace anche di decisioni temerarie. Attraverso la propaganda, i vincitori cercarono di far credere che l'Inghilterra fosse un paese arretrato, una terra in cui era ancora in uso una lingua barbara, l'anglosassone, e credenze religiose estranee al resto d'Europa. I conquistatori descrissero l'Inghilterra come un paese primitivo che essi avevano salvato dalla barbarie. Carlo Magno era morto nell'814 d.C. L'impero carolingio da lui creato si stava smembrando. Con la sua disgregazione, l'Europa cadde nel caos. Nessun monarca venne giudicato idoneo a raccogliere la grande eredità di Carlo Magno. Il suo impero venne diviso fra i 3 nipoti. La parte occidentale divenne il Regno di Francia. Il suo sovrano, Carlo il Calvo, aveva in proprio possesso solamente una piccola parte del territorio francese, ma in qualità di re esercitava il controllo sui grandi feudatari. Il sistema feudale in Europa si era imposto da tempo. Al vertice della gerarchia c'era il re. A Caernarfon, in Galles, ancora oggi possiamo assistere a un rito che ricorda i tempi del feudalesimo. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship, and faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks. Una cerimonia antica divenuta una tradizione amata dalla maggior parte degli inglesi. Il principe ereditario presta al sovrano solenne giuramento di fedeltà e di appoggio militare. Nel Medioevo, promesse simili erano fortemente vincolanti. I monarchi, ritenuti tali per diritto divino, avevano un potere immenso. Il re di Francia esercitava il suo dominio su un'area territorialmente limitata,
ma in quest'ambito la sua autorità era incontrastata. I legami feudali erano una realtà estranea alle popolazioni pagane del Nord Europa, ad esempio ai Normanni, di stirpe vichinga e originari della Scandinavia. Per secoli le coste dell'Europa settentrionale e occidentale avevano subito i loro attacchi. Erano uomini di mare, esperti navigatori, dei temibili avversari. Le popolazioni europee non seppero reagire ai loro assalti. Che il Signore ci scampi dall'ira dei vichinghi era un'invocazione molto comune. I monasteri in particolare erano soggetti a frequenti assalti, come Mont Saint-Michel, circondato quasi completamente dal mare. Vennero attaccati ripetutamente anche quelli situati in regioni più inaccessibili, come Jumièges, vicino Rouen. I monaci, stanchi, riunirono le poche cose di valore rimaste e abbandonarono quel luogo. Il convento, un tempo fiorente, cadde in rovina. A capo delle incursioni c'era un norvegese, Rollone. Era un uomo dal fisico imponente, impavido e crudele. Il popolo normanno trovò coesione attorno a questa figura guida. Per evitare incursioni su Parigi, il re di Francia fu costretto a trattare con lui. Non era possibile sconfiggerli con un'azione militare. Nel 911 venne così concluso un accordo. A Rollone e ai suoi vennero concessi i feudi della Normandia. Come vassalli, dovevano difenderli da potenziali invasori e servire lealmente il re di Francia, loro signore. Un altro punto dell'accordo prevedeva che il loro capo norvegese, pagano, si convertisse al cristianesimo. Per i normanni non fu un problema. Il capo vichingo venne battezzato durante una solenne cerimonia nella cattedrale di Rouen. Rollone festeggiò l'evento in modo molto singolare. Uccise alcune centinaia di prigionieri. Alla sua morte venne sepolto in quella stessa cattedrale. Fu unanimemente riconosciuto come il primo leader dei Normanni. La loro storia era solo agli inizi. Rollone e i suoi discendenti non si comportarono mai da cristiani, ma furono molto legati alla Chiesa. Si dedicarono attivamente alla ristrutturazione dei monasteri, che acquisirono grande splendore. L'arcangelo Michele, rappresentato nell'iconografia con la spada sguainata, divenne il santo patrono dei Normanni. Essi impiegarono molto denaro per ricostruire il monastero a lui dedicato. Come spesso avvenne nella storia di questo popolo, molte scelte celavano motivazioni politiche. I Normanni di Rouen, Rollone, suo figlio e suo nipote, gradualmente restituirono le proprietà sottratte ai monasteri. In questo modo, la loro dinastia si assicurò l'alleanza con la Chiesa, potendo così godere del suo favore. Ciò era essenziale, in quanto abati e vescovi appartenevano all'aristocrazia del luogo. Solo col sostegno del ceto nobiliare, Rollone poteva consolidare il suo dominio. La Chiesa aveva un enorme potere, per questo il suo appoggio era fondamentale.
Nelle cronache storiche redatte dai Normanni, due temi sono predominanti: la guerra e le donazioni alla Chiesa. Due cose apparentemente in contrasto, ma per i Normanni era perfettamente normale. Fin dai tempi antichi, essi diedero molta importanza al potere militare. Ritenevano indispensabile investire grandi somme per avere le armi migliori, cotte di maglia, elmi metallici, spade d'acciaio. Venivano pagate cifre esorbitanti, soprattutto per i cavalli. Crearono salde basi militari per controllare le terre conquistate. I cosiddetti castelli Mott and Bailey erano un mezzo efficace. Erano realizzati su rialzi di terreno artificiali e dotati di palizzate di legno. Erano costruzioni molto semplici e rispondevano a diverse esigenze. Avevano funzione difensiva, erano una base d'appoggio per gli attacchi e un centro amministrativo per il controllo della popolazione locale. Attorno all'anno 1000, in Europa, si assistette a un risveglio religioso. Fra i monaci e gli ecclesiastici la corruzione era diffusa. Anche il papato si era coperto di disonore. L'impulso per una riforma dei costumi partì proprio dai monasteri francesi e in special modo da quelli normanni. Bè, un tempo depredato dai vichinghi, divenne uno dei più vivaci centri di rinnovamento. I normanni sostennero progetti di riforma del clero. Liberati dal malcostume e dalla corruzione, i monasteri francesi attrassero i più brillanti teologi dell'epoca. Divenne abate di Bè Lanfranco da Pavia, uomo di lettere, teologo e attivo riformatore. Grazie al sostegno dei Normanni, egli trasformò un vecchio convento sconosciuto in uno dei più famosi centri di studio dell'Europa medievale. Molte delle opere qui redatte all'epoca sono ancora oggi gelosamente conservate nella biblioteca del monastero. Attualmente solo pochi esperti si interessano a questi testi. Un tempo, invece, Bè attirava studiosi da tutta Europa. Il più famoso fu un italiano, Anselmo da Baggio. Egli, in seguito, ascese al soglio pontificio e divenne uno dei grandi riformatori della Chiesa. I suoi scritti divennero patrimonio comune di tutto il mondo cristiano. Prima della nascita delle università, i monasteri erano attivissimi centri propulsori della cultura. Bè eccelleva in questo campo. La Normandia ormai non era più ritenuta una terra di barbari predoni come ai tempi di Rollone. I signori di quelle terre investivano nell'arte e nella cultura, mettendo a disposizione dei teologi e della Chiesa ampie ricchezze. Nel giro di un centinaio di anni, i Normanni non erano più gli uomini del nord. Ormai non esercitavano più la pirateria e si erano convertiti al cristianesimo. Avevano abbandonato l'antica lingua scandinava, parlavano il francese e si erano integrati con la popolazione locale. Gli antichi miti su questa stirpe nordica vennero appositamente creati dagli storici del tempo. I Normanni trovarono una coesione nelle leggende, dove venivano rappresentati come popolo eletto dal Signore. Si diceva che sarebbe stato loro inviato un grande condottiero, nato però sotto cattivi auspici. Il duca normanno Roberto, che viveva a Falaise, ebbe una relazione clandestina con la figlia di un contadino del luogo. Nacque un erede illegittimo, Guglielmo. Di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, Roberto morì. Il bambino aveva solo 7 anni.
L'ascesa al trono di Guglielmo trovò molte opposizioni. Nacquero complotti contro di lui e dovettero intervenire alcuni amici fidati di suo padre e i familiari di sua madre per proteggerlo dalle numerose congiure. L'ostacolo principale alla sua successione era costituito dal fatto che Guglielmo era figlio illegittimo. Sua madre non era regolarmente sposata con il duca Roberto. Gli zii, in special modo, ritenevano che per questa ragione egli non avrebbe mai potuto ereditare il potere. In realtà, grazie anche al sostegno della famiglia materna, i suoi oppositori non riuscirono a spodestarlo. Con una determinazione eccezionale per la sua età, Guglielmo riuscì a superare ogni ostacolo. Divenne uno dei più grandi condottieri medievali, perfettamente addestrato a combattere con la spada e maestro nelle tecniche di guerra con utilizzo della cavalleria. Questa esperienza gli era necessaria. La Normandia subiva pericolosi attacchi dall'esterno, mentre al suo interno i potenti feudatari fomentavano rivolte. A 18 anni, nello scontro di Val de Dun, per la prima volta si trovò a capo dell'esercito. Sconfisse i baroni ribelli con il sostegno del sovrano di Francia. Il biografo di Guglielmo narra che egli, impavido di fronte alla forza dei nemici, compì una vera strage. Il giovane duca mostrava già un animo spietato, di cui il suo avo Rollone sarebbe stato fiero. Dopo questo scontro vi furono molte altre battaglie. Guglielmo ne uscì sempre vincitore. I suoi uomini lo consideravano invincibile. Adottò nuove strategie d'attacco. Ad esempio, fingeva di ritirarsi per poi assalire il nemico di sorpresa, sconfiggendolo. Nel corso degli anni respinse molti attacchi alle frontiere della Normandia, fra questi quelli del re di Francia, suo ex alleato. Anche all'interno del ducato c'erano tensioni fortissime. Il castello di Caen è il simbolo della determinazione di Guglielmo nel riportare l'ordine nelle sue terre. Da qui egli gestiva il potere. Il castello rappresentava la sua autorità. Guglielmo era un impareggiabile stratega non solo sul campo di battaglia. Riuscì a consolidare il suo ruolo anche grazie al suo matrimonio con Matilde. Scelse abilmente la sua sposa, una giovane e affascinante figlia del potente conte di Fiandra. Ma c'era un ostacolo all'unione. La Chiesa aveva stabilito leggi molto rigide in materia coniugale, ponendo limiti alle unioni fra parenti. In qualità di cugini, Guglielmo e Matilde non avrebbero potuto sposarsi. Anche il pontefice non approvava questa unione. Ma da Roma furono messe a tacere le obiezioni quando Guglielmo fece costruire due grandi abbazie a Caen. Un imponente monastero dedicato a Santo Stefano e in onore della moglie Matilde uno splendido convento per suore. La cosiddetta Abbazia delle Donne, con la Chiesa della Trinità, divenne poi il luogo di sepoltura di Matilde. Alla sua morte, nel 1083, la regina fu inumata nella chiesa fatta edificare dal marito. Guglielmo il Conquistatore era considerato un eccellente guerriero. Sapeva combattere. La vittoria di Hastings ne fu una dimostrazione lampante. Possedeva anche un'ampia visione politica. Creò la città di Caen, riunendo diversi piccoli villaggi attorno a un imponente castello. E costruì due abbazie. Fu un progetto urbanistico davvero strategico.
L'espansione territoriale fu un elemento fondamentale del disegno politico dei Normanni. L'Inghilterra rappresentava per Guglielmo un'allettante opportunità di conquista. Era una nazione anglosassone con una popolazione di 2 milioni di abitanti, la metà dei quali in condizioni di semischiavitù. Gente semplice, dedita all'agricoltura e asservita al ceto nobiliare. L'aristocrazia aveva creato un'efficiente macchina amministrativa per governare il paese, imponendo un sistema tributario molto redditizio, l'imposta fondiaria. Grazie ad essa, il Regno d'Inghilterra era uno dei più ricchi d'Europa. Era una nazione prospera, ordinata, con un territorio molto più vasto del Ducato di Normandia. Un'occasione da cogliere al volo. L'attrattiva dell'Inghilterra era la sua ricchezza ed era per questo stesso motivo che generazioni di scandinavi erano state indotte in passato a saccheggiarla. Il regno aveva un efficientissimo apparato amministrativo che non lasciava spazio all'evasione fiscale. I sovrani riuscivano sempre a riscuotere ciò che era loro dovuto. Nessun'altra nazione europea aveva un sistema di esazione così valido. Quindi ciò che attirò Guglielmo non fu il trono o il titolo regale, ma la possibilità di conquistare una terra ricchissima. In quegli anni l'Inghilterra attraversava una grave crisi dinastica. Si diceva che il sovrano anglosassone avesse promesso la corona a Guglielmo in caso di mancanza di eredi diretti. Il duca normanno, oltretutto, poteva rivendicare dei diritti. Egli, infatti, era cugino del re d'Inghilterra, Edoardo il Confessore. Ma diventare sovrano di quella terra non sarebbe stato facile. Vi erano altri pretendenti. Tutti, come Guglielmo, avevano origini vichinghe. Ognuno di loro era fermamente deciso a conquistare il potere. Agli inizi del 1066 fu portato a termine il progetto che stava più a cuore al re inglese, l'abbazia di Westminster. Un edificio splendido, progettato da architetti normanni. Edoardo il Confessore però morì lo stesso anno. L'unica funzione religiosa a cui partecipò in quella chiesa fu il proprio funerale. Con la morte di Edoardo, avvenuta nel gennaio del 1066, si estingueva la dinastia dei sovrani anglosassoni. Immediatamente dopo la scomparsa del re, il cognato Harold Godwinson prontamente organizzò nell'abbazia la propria incoronazione come nuovo sovrano. Salì al trono col nome di Aroldo II, re d'Inghilterra. Molti aristocratici sostenevano la sua causa, in special modo la nobiltà anglo-danese a lui alleata. Il colpo di mano di Aroldo spinse i suoi avversari all'azione. Guglielmo, duca di Normandia, fu il primo a intervenire. Sosteneva che in passato Aroldo gli aveva giurato fedeltà, riconoscendolo legittimo erede alla corona inglese. Affermò che rompere un giuramento era un atto sacrilego. Con questa abile mossa riuscì ad assicurarsi l'appoggio del Papa. Proprio in quei giorni apparve nel cielo notturno la cometa di Halley. Venne considerata un cattivo auspicio per Aroldo. Anche l'esercito radunato da Guglielmo non lasciava presagire nulla di buono. Un'armata di 7.000 uomini si raccolse nel porto di Dives-sur-Mer, vicino a Caen. Non erano tutti normanni. Circa un quinto di essi proveniva dalle regioni vicine: Bretagna, Fiandre, Artois e Piccardia. La spedizione era stata preparata con cura. Venne appositamente costruita una flotta di 700 vascelli. Nonostante gli uomini fossero pronti, Guglielmo non volle correre rischi.
Le cattive condizioni meteorologiche e le notizie ricevute dalle sue spie in Inghilterra lo inducevano alla prudenza. I suoi informatori gli avevano preannunciato l'intervento di un altro pretendente al trono, un personaggio pittoresco, il potente re di Norvegia Harald Hardrade. Un uomo gigantesco, si diceva avesse ucciso un leone a mani nude. Era pronto a sbarazzarsi anche di Haroldo. Haroldo dovette momentaneamente ignorare la minaccia delle truppe normanne per affrontare l'avversario norvegese. I loro eserciti si scontrarono a Stamford Bridge, nello Yorkshire. In questo luogo tranquillo, sulle rive del fiume Derwent, si svolse una battaglia sanguinosa. Il 25 settembre 1066, questo fu il teatro di un vero e proprio massacro. Hardrade, colpito alla gola da una freccia, morì. Le truppe vichinghe furono travolte. Centinaia di uomini erano giunti in Inghilterra con la flotta norvegese, composta di 300 navi. Per riportare in patria i sopravvissuti, ne bastarono 24. Guglielmo aveva atteso con pazienza, incitando al tempo stesso le truppe. Salpò la sera del 28 settembre. Al suo seguito aveva un esercito potente. 7.000 uomini e 600 cavalli, 3 per ciascun cavaliere. La nave su cui era imbarcato Guglielmo guidava la flotta. Dopo la traversata notturna, giunsero nella baia di Pevensey. Le truppe appena sbarcate ringraziarono il Signore e poi si diedero a grandi festeggiamenti. Guglielmo cominciò a seminare il terrore mettendo a ferro e fuoco i paesi nei dintorni. Come sempre accade in tempo di guerra, furono molti innocenti a farne le spese. Nel frattempo, Haroldo e le sue truppe, dopo il duro scontro a Stamford Bridge, si prepararono a marciare verso sud per 400 chilometri. Impiegarono solo 12 giorni. Si sarebbero scontrati con il più potente esercito d'Europa, quello normanno. La cavalleria di Guglielmo disponeva di forti destrieri abituati alle battaglie, ben più agili di quelli inglesi, tozzi e lenti. Questi animali dovevano essere abbastanza forti da riuscire a portare in sella un cavaliere con l'armatura. Dovevano essere abbastanza alti da sovrastare la fanteria avversaria. Inoltre, era indispensabile che fossero docili, in modo da non innervosirsi nel frastuono della battaglia. Occorreva poi che fossero coraggiosi, per continuare a combattere anche feriti. Infine, dovevano essere aggressivi e partecipare attivamente al combattimento. Sabato mattina, 14 ottobre 1066, presso la cosiddetta Battle Hill, vicino ad Hastings, ebbe inizio la battaglia. Con lo stendardo papale al vento, Guglielmo avanzò lentamente, seguito dalla cavalleria. La fanteria di Haroldo, stremata dallo scontro a Stamford Bridge, formò una barriera con gli scudi. Gli arcieri normanni ingaggiarono battaglia. Cominciò così uno dei più aspri combattimenti della storia medievale. La cavalleria si lanciò alla carica, ma non ottenne alcun risultato. Il pendio della collina dove si svolgeva lo scontro ne ostacolava l'azione. Fin dall'inizio, le truppe di Guglielmo si trovarono in grande difficoltà. I normanni disponevano di ottimi reparti a cavallo, ma gli uomini di Haroldo erano dotati di un'arma micidiale. Quest'ascia a due mani, con cui erano armati gli inglesi, era un eccellente strumento di attacco. Secondo le cronache, riusciva ad abbattere cavallo e cavaliere in un solo colpo. Era un'arma molto pericolosa. Nella confusione del combattimento si sparse la notizia che Guglielmo era stato ucciso. La prima fase si concluse con la vittoria degli inglesi. I normanni, sfiduciati, sembravano ormai sconfitti.
ma all'improvviso Guglielmo lanciò nuovamente la carica al grido di «Vinceremo con l'aiuto di Dio!». I suoi uomini, vedendolo, ripresero coraggio. Esaltati e pieni di fiducia, i normanni si lanciarono alla carica più volte. Durante la battaglia morirono 3 cavalli di Guglielmo, ma vennero sostituiti con altri altrettanto validi. Le selle erano molto incavate per evitare che i cavalieri venissero disarcionati. Un pomo, posto sulla parte frontale e uno su quella posteriore, consentivano di rimanere comodamente in groppa. Nelle raffigurazioni dell'arazzo di Bayeux si può notare un'altra caratteristica. Le staffe erano lunghissime. I cavalieri potevano così mettersi in piedi e colpire facilmente con la spada o con la lancia. I normanni avevano 3 modi diversi di usare la lancia. Il primo con il braccio sollevato al di sopra della spalla. Poi c'era il movimento dal basso, ideale per colpire i soldati di fanteria. E infine stringendo la lancia sotto il braccio. Questa tecnica venne perfezionata nell'XI secolo per disarcionare l'avversario. La battaglia fu una delle più lunghe della storia inglese. Il vantaggio acquisito dalla cavalleria normanna andò sempre più riducendosi. Gli inglesi avrebbero potuto ancora ottenere la vittoria. Fu allora che Guglielmo decise di ricorrere al trucco della finta ritirata. Ordinò a tutti i suoi reparti di ripiegare. Non era una tattica improvvisata. L'aveva già usata in passato. Diede ordine ai suoi cavalieri, alla fanteria e agli arcieri di andare alla carica contro gli inglesi, per poi allontanarsi come se avessero deciso la ritirata. In questo modo li avrebbero indotti ad abbandonare le posizioni prima che l'esito dello scontro fosse deciso. Gli inglesi, una volta scesi a valle, sarebbero stati accerchiati e sconfitti. Pensando di avere la vittoria in pugno, i soldati anglosassoni ruppero i ranghi e inseguirono i normanni. Fu un errore fatale. Seguendo gli ordini di Guglielmo, i cavalieri normanni circondarono gli inglesi e li massacrarono. Dopo più di 8 ore di combattimento, la vittoria sfuggì di mano agli anglosassoni. Secondo le prime interpretazioni dell'arazzo di Bayeux, Haroldo sarebbe stato ferito a morte da una freccia che lo colpì a un occhio. Di recente, alcuni storici hanno messo in dubbio che quella raffigurazione si riferisca ad Haroldo. Il re inglese sarebbe invece il cavaliere che viene colpito al ventre da un normanno. Non ci sono certezze sul modo in cui avvenne, ma ciò che è sicuro è che Haroldo morì. Nella cronaca anglosassone si legge: «Fu un giorno fatale per l'Inghilterra, un irreparabile disastro per la nostra amata patria». Con l'ascesa al trono di Guglielmo ebbe inizio il regno normanno in Inghilterra. Guglielmo aveva giurato che se Dio lo avesse sostenuto nella vittoria, in segno di ringraziamento avrebbe costruito un'imponente abbazia nel luogo in cui Haroldo era morto. La tomba è ancora oggi visibile come l'edificio sacro, il simbolo concreto che Dio, fin dai tempi di Rollone, era al fianco dei suoi fedeli servitori, i normanni. Il giorno di Natale del 1066, nell'abbazia di Westminster vi era un grande fervore. Sarebbe stato incoronato il nuovo re d'Inghilterra. All'esterno erano stati schierati soldati normanni in caso di disordini. L'atmosfera era tesa. All'interno, la chiesa era gremita di dignitari inglesi e normanni. La cerimonia si svolse in lingua inglese e in francese. Guglielmo era seduto sul trono.
Quando gli fu posta la corona sul capo, si udirono grida di giubilo. All'esterno, le truppe normanne erano in apprensione e pensarono che gli inglesi stessero contestando il nuovo re, anch'egli visibilmente nervoso. Un incendio scoppiato accidentalmente poco lontano dall'abbazia contribuì ad aumentare la confusione. Il fuoco divampò e il fumo invase la chiesa. Gli invitati si precipitarono all'esterno, temendo di rimanere intrappolati. Ci fu un grande caos. Solo alcuni vescovi e sacerdoti rimasero al loro posto e si affrettarono a concludere la cerimonia. Un pessimo inizio per un sovrano straniero. La nazione doveva fare i conti con la repentina fine di un'epoca e con l'inizio di una nuova era sotto cattivi auspici. Ad Hastings avevano perso la vita i giovani più promettenti e gli esponenti dell'antica aristocrazia inglese. Nella cronaca anglosassone così è scritto: «L'Inghilterra adesso è in mano agli stranieri». La vittoria normanna ad Hastings si trasformò ben presto in vera e propria conquista. Nei primi 20 anni di regno, Guglielmo costruì più di 500 castelli Mott and Bailey. Alcuni di essi, sorti in luoghi strategici, vennero trasformati in seguito in imponenti edifici di pietra, come avvenne a Dover. Da qui il sovrano seminò il terrore nelle campagne circostanti, su cui impose il proprio dominio. Vennero distrutti i villaggi e massacrati gli abitanti. Doveva essere un esempio per il resto della popolazione. Per proteggere la capitale da possibili incursioni, Guglielmo intraprese la costruzione della Torre di Londra. Nella cronaca anglosassone scrissero: «I nuovi arrivati divorano le ricchezze e perfino le viscere dell'Inghilterra. Non c'è speranza che queste sofferenze abbiano fine». Guglielmo introdusse importanti cambiamenti. La conquista normanna contribuì a far mutare la mentalità degli inglesi. Fino ad allora gli anglosassoni si erano ritenuti un popolo nordico. Sentivano di avere affinità con i popoli della Danimarca o della Norvegia. Dopo la conquista normanna furono costretti a guardare verso l'Europa continentale. Le regioni meridionali, Londra, il sud-est dell'Inghilterra, la Normandia e ancor più lontano verso la Francia. Le imponenti merlature del castello di Rochester vennero completate nel corso di molti anni, ma la sua costruzione cominciò durante il regno di Guglielmo. Il sud-est del paese era strategicamente importante. L'imponenza delle roccaforti normanne era anche un modo per scoraggiare ogni resistenza interna. Gli abitanti del nord dell'Inghilterra rimasero invece più legati alla loro cultura, ma presto dovettero confrontarsi coi nuovi dominatori. Quando, nel 1068, Guglielmo si recò in quelle regioni, non trovò opposizione. Alcuni mesi dopo, però, scoppiò un'aperta rivolta. La guidavano alcuni nobili del nord, i quali uccisero la guarnigione di stanza a Durham. La reazione del sovrano fu brutale. Insieme ai suoi cavalieri, colpì sistematicamente tutti i suoi avversari, distruggendo le loro case e requisendo cibo e scorte. Quelle terre vennero devastate. Ne seguì una disastrosa carestia a causa della quale buona parte della popolazione dello Yorkshire venne ridotta alla fame, morì o abbandonò il paese. L'aristocrazia anglosassone venne costretta all'ubbidienza, ma questo episodio macchiò ignobilmente il regno di Guglielmo. La città di York fu decimata. Venne risparmiata solo la chiesa, fulcro dell'intera struttura ecclesiastica del nord d'Inghilterra. L'appoggio della Chiesa d'Inghilterra era fondamentale. Essa deteneva oltre un sesto della ricchezza della nazione.
Per assicurarsene il controllo, il sovrano impose al suo interno il clero normanno. Cominciò proprio dalla diocesi di York. La sua sede in quel periodo era vacante. Guglielmo ne approfittò per nominare arcivescovo un sacerdote di Bayeux. Le devastazioni compiute nel nord dell'Inghilterra dimostrarono ancora una volta che i normanni erano cattivi cristiani, ma erano dalla parte della Chiesa. Dahrem ne fu un esempio. Guglielmo utilizzò le nuove ricchezze acquisite per costruire castelli e chiese progettati da architetti normanni. I loro progetti erano originali, destavano ammirazione ed erano all'avanguardia. Le antiche chiese anglosassoni, dalle linee semplici, scomparvero. Al loro posto sorsero templi in stile normanno. Il numero di edifici sacri costruiti prima del 1100 è sbalorditivo. Essi sono l'eredità più concreta, ancora esistente, del regno di Guglielmo. La politica del sovrano normanno mirava a espropriare e distruggere, in ambito statale ed ecclesiastico, tutto ciò che era legato al passato. Diventando re d'Inghilterra, Guglielmo avviò una nuova organizzazione dello Stato. Suddivise il regno in feudi, che concesse ai nobili normanni a lui fedeli, i quali attendevano di essere ricompensati. Nell'arco di 20 anni, i nuovi dominatori si spartirono l'intero territorio inglese. Fu compilato un registro catastale con ogni dettaglio delle proprietà fondiarie presenti nei domini della corona. Venne così realizzato il Domesday Book. Apparentemente contiene solo registrazioni amministrative, ma esso è una fonte ricca di informazioni sull'Inghilterra medievale. I proprietari terrieri vennero inclusi nell'elenco. Gran parte delle proprietà erano passate ai normanni. Fra i grandi vassalli, solo 2 erano anglosassoni. La nazione venne colta di sorpresa. Quando il sovrano ordinò di registrare tutti i possedimenti nel Domesday Book, qualcuno scrisse: «Neanche mucche e maiali sono stati omessi». I normanni volevano avere informazioni esatte sul patrimonio fondiario. Lo consideravano di loro proprietà, era come un inventario dei beni. L'Inghilterra era ormai dei normanni. Potevano stabilirsi e acquisire terre. Con queste il re ricompensava i suoi alleati. Era una nazione sottomessa agli stranieri. I normanni, però, non riuscirono a imporre l'uso della lingua francese. La Normandia rimase comunque il punto di riferimento di Guglielmo. Tutti i suoi sostenitori, ai quali aveva concesso feudi in Inghilterra, disponevano anche di possedimenti oltre Manica. Il sovrano acquisì ricchezze immense. Gestire le proprietà divenne problematico, eppure dimostrò saggezza e capacità. Guglielmo il Conquistatore fu un personaggio unico, un precursore per i suoi tempi. Egli affidò un ruolo di potere ad una donna, sua moglie Matilde, che in sua assenza tenne le redini dei domini normanni. È un fatto eccezionale per quel periodo, ma non si trattava di femminismo ante litteram. Le donne semplicemente cominciarono a far parte delle strategie politiche. In ambito ecclesiastico, Guglielmo decise di attuare cambiamenti radicali sia a Canterbury sia a York, nel nord del paese. Era fermamente deciso a estirpare dalla Chiesa d'Inghilterra ogni influenza anglosassone. Convocò l'abate di Bè, Lanfranco di Pavia, e lo nominò arcivescovo di Canterbury. La più alta carica religiosa del paese fu così affidata a uno straniero. Nel 1096 nessuna diocesi o abbazia era retta da un ecclesiastico di origine anglosassone, ma le antiche tradizioni riuscirono a sopravvivere.
Summer is a Comin' In è il più antico canto tradizionale in lingua inglese. La lingua antica si perpetuò attraverso la musica popolare. L'anglosassone sopravvisse solo grazie alla gente del popolo, alle persone umili. Ormai solamente costoro continuavano a usare quell'idioma, ma anche l'inglese antico subì cambiamenti radicali sotto l'influenza del francese parlato dalla nuova aristocrazia straniera. Questi apporti contribuiranno a plasmare una nuova lingua. Nei 2-3 secoli successivi alla conquista normanna, l'inglese antico assorbì dalla lingua francese tra le 10 e le 12.000 parole. I termini d'uso corrente erano 20.000, forse 30.000. Quindi, sul totale di vocaboli normalmente adoperati, una metà fu praticamente imposta agli inglesi. Il cosiddetto Old English, l'inglese antico, però, non è scomparso del tutto. Tuttavia, nel Medioevo, il francese si impose nettamente sull'anglosassone. In tutti i campi vennero introdotti vocaboli di origine normanna. La terminologia relativa all'esercito, il lessico inerente al potere, le parole correlate alla gerarchia feudale e quelle per l'ambito giudiziario, sono tutte tratte dal francese. Era indispensabile avere una padronanza di ogni lessico specializzato per potersi confrontare con queste realtà. Un discorso analogo si può fare per i termini religiosi, come quelli riferiti ai concili o alle cattedrali. Tutte le parole legate al potere e all'amministrazione statale furono introdotte dai normanni. L'Inghilterra era ormai sottomessa ai normanni. Essi si erano impadroniti del paese e delle sue istituzioni. Eppure Guglielmo, in Inghilterra sovrano assoluto, nella sua terra d'origine era solo un duca. In Francia il potere supremo era nelle mani del re. La Chiesa riconosceva e sosteneva l'ideale monarchico in tutto il mondo cristiano. Il potere di un regnante era di origine divina. In Normandia, i titoli riconosciuti a Guglielmo e il suo potere come feudatario gli erano stati concessi dal suo signore, il re. In Francia esisteva una dinastia monarchica ritenuta sacra. Guglielmo era consapevole del fatto che la Normandia non era che una parte del più vasto regno di Francia. Ma il sovrano aveva veramente ampio potere? L'autorità del monarca era molto limitata. Governava esclusivamente la regione dell'Île-de-France e disponeva di un piccolo esercito. Parigi non era distante dalla Normandia. I normanni avrebbero potuto attaccarla in qualunque momento. Il re, tuttavia, non pensava che Guglielmo avrebbe unito l'Inghilterra e la Normandia. Re d'Inghilterra e duca di Normandia, Guglielmo viveva tra un paese e l'altro mantenendo un saldo controllo su entrambi. Nel 1087 ebbe un grave incidente a cavallo mentre combatteva. Un colpo all'addome gli lesionò gli organi interni. Venne trasportato a Rouen, ma per lui non c'era più nulla da fare. Morì all'età di 61 anni. Il sarcofago in cui venne riposto il corpo fu esposto nel monastero di Caen, ma accadde un incidente sgradevole. Il cadavere era gonfio e l'urna sepolcrale troppo piccola. Il corpo esplose e la chiesa fu invasa da un odore pestilenziale che fece fuggire tutti coloro che partecipavano alle esequie. Nei secoli successivi, la tomba di Guglielmo venne saccheggiata più volte. Si è salvata solo una lastra di marmo. Sotto di essa resta solamente un frammento trascurato dai ladri, il femore del re.